Se qualcuno ha parlato di primo tempo regalato dal Catania e di secondo tempo invece a tutta, abbiamo sentito il presidente, era molto arrabbiato, il presidente del Potenza era molto arrabbiato per gli episodi, ma vi faceva i complimenti. La verità dove sta? La verità sta che Catania anche il primo tempo ha giocato. Il Catania ha avuto delle difficoltà perché bisogna fare anche i complimenti al Potenza, perché d'altronde se facciamo gol la partita diventava un po' più facile sul rigore. Al di là di questo ho dato un po' più di compattezza, però al secondo tempo non avevo dubbi perché ci sono cinque cambi, non ho potuto neanche effettuare, poi c'è stata l'espulsione, tutto, però credo che la squadra abbia espresso un buon gioco. Ma dobbiamo migliorare ancora. Vorrei ringraziare l'accoglienza che mi ha fatto il pubblico, grazie mille a tutti e spero di ricambiare con degli ottimi risultati. Io se ho la possibilità di mettere, quando è il ritorno di Calapai, di Sarno e di tanti altri che vanno in condizione, questa è una squadra che si è vista, no? Parlavano tanto di non carattere, ma il carattere c'è stato. Ecco, io vorrei un po' un giro palla un po' più veloce, come il primo tempo, siamo stati un po' troppo lenti, ma sono convinto che alla fine noi riusciremo a ottenere dei risultati importanti. Oggi è stato un 4-1-4-1 dovuto anche alla necessità, non avendo terzini, eccetera, eccetera, però sono convinto che alla fine vedremo delle belle giocate con questi giocatori. Lui come, ha bisogno di un binario e lì ha dimostrato. Anche come seconda punta potrebbe farlo, anche quando subentra diventa importante, perché il calcio di oggi con le cinque sostituzioni è come una partita di giovedì e allora chi subentra deve far bene. E io questa possibilità la voglio sfruttare, sono convinto, beh, lasciamo che questa è una squadra in potenza molto bene organizzata e che sanno gestire la partita. I tempi morti l'hanno saputo gestire meglio un po' di noi, però sono convinto che senza l'espulsione qualcosa in più potevamo fare. Abbiamo ascoltato il presidente, era molto molto arrabbiato per entrambi gli episodi, sia per il calcio di rigore che per il gol di Piazza che a suo giudizio era in fuorigioco. Dal campo cosa si è visto? Ma guardi, io preferisco evitare di parlare dell'arbitro, l'ho fatto anche a Trapani, l'ho fatto in altre situazioni, mi sono arrabbiato solo una volta quest'anno, non per un gol annullato, per altre situazioni, per un metro di giudizio in una partita interna che abbiamo avuto dove il nostro giocatore è stato espulso e con gli stessi, diciamo, con due o tre situazioni del genere l'avversario non è stato neanche sanzionato. Quindi credo che ci sono le immagini, il rigore mi sembra molto dubbio, però non è inciso perché era sbagliato, quindi andiamo avanti. Non voglio parlare di questo, parliamo della partita. Io ritengo che la sua analisi è quella più veritiera della partita. Siamo venuti cercando, come all'andata, di non aspettare il Catania, perché poi si è visto nel secondo tempo quando purtroppo non è un alibi, ma giocare di giovedì sera una partita intensa dove abbiamo anche rischiato di portarla al 120esimo. Un po' incide, ho dovuto fare dei cambi un po' diluiti perché nello stesso momento avrei cambiato troppo la fisionomia tutta insieme della squadra, ma due giocatori mi sono usciti per crampi, ma non è una condizione fisica perché anzi stiamo bene, molto bene. Il fatto di giocare giovedì sera e poi rigiocare domenica alle 14:30, due partite così tirate, intense, contro squadre veramente individualmente di categoria superiore, un po' si paga. Siamo stati bravissimi nel primo tempo, abbiamo sofferto il secondo tempo, siamo stati fortunati su un paio di palle, poi abbiamo preso questo gol che mi dicono che forse era in fuorigioco, però ritengo che poi con l'espulsione e con i cambi finali abbiamo gestito bene l'ultimo quarto d'ora perché a quel punto si poteva aspettare pure che magari sarebbe stato un assedio, invece gli ultimi 20 minuti, poi dopo il gol, compreso il recupero, li abbiamo gestiti bene.